Intanto Colombo, un brutto pomeriggio, per tanti versi il più brutto della stagione. Partiamo dalle parole del Presidente che intanto hanno blindato la sua posizione e non è una cosa scontata dopo un risultato così. Ma sì, al di là di questo c'è grande amarezza e delusione e rabbia, perché comunque, come dico, i crediti prima o poi finiranno, quindi io non devo farmi forte di quello che oggi il Presidente dice e non mi posso cullare su questo. Ripeto, possono far piacere, ma c'è veramente molto malumore e incazzatura, perché si può perdere, non era prevedibile in questo modo, e chiaramente è stata una prestazione molto al di sotto delle aspettative. Chiaro che altre parole forse non servirebbero, diventa difficile poi commentare quello che è successo oggi, anche perché c'è poco da commentare. Forse tatticamente è un Pescara che ha sofferto l'intelaiatura di questo Foggia dopo l'approccio buono con il palo di Tupta. Foggia ha chiuso tutte le fonti di gioco del Pescara, è stato bravo a punire quando il Pescara lasciava campo, ne ha lasciato stranamente tanto oggi. La partita è stata incanalata su questo aspetto, cioè sulle transizioni, e noi ne abbiamo veramente subite parecchie, con una qualità importante degli avversari, sia tecniche che di gamba, e ci hanno messo in difficoltà. Succede, nel senso che succede quando magari non siamo bravi nell'aspetto tecnico-tattico, nell'essere incisivi nel possesso, perché poi nasce tutto da lì, per tenere magari o schiacciare la squadra avversaria, palleggi con un giro palla quasi sul perimetro, e quando cerchi di forzare dentro magari la squadra avversaria è talmente ben sistemata, come lo era oggi il Foggia, che poi sulle transizioni noi non siamo riusciti mai a rientrare e ad essere messi nel modo giusto. Tant'è vero che ieri in conferenza stampa dicevo che secondo me il nodo della partita poteva essere la fase di non possesso, di come si difendeva, perché conoscendo appunto le qualità del Foggia, sai, ad altre squadre puoi concedere magari a volte la parità numerica o altre situazioni. A squadre come il Foggia, appena sbagli, siccome il livello è più alto, rischi di essere punito, e così siamo stati puniti in modo pesante. Faccio un'analisi io e poi do la linea allo studio per una domanda per il tecnico Colombo. Questa è una squadra che chiaramente lei schiera con il 4-3-2-1, 4-3-3 che dir si voglia. La sensazione è che dopo i primi due mesi di campionato, quando le squadre magari non conoscevano quell'aggressività, quella spensieratezza del Pescara, quando le squadre tatticamente si sono messe in un certo modo, forse questo Pescara fa fatica ad interpretare il 4-3-3 proprio secondo quelli che sono i principi di quel sistema di gioco. Ha altre caratteristiche questa squadra? In sintesi, cambierà qualcosa? È tutto in questo momento da valutare, perché nulla può essere lasciato al caso. Chiaro che bisogna fare una profonda riflessione su tutto, quindi non solo sullo schema, il sistema o questi aspetti, anche perché poi in teoria tu hai dei giocatori dove, se riesci ad isolarli negli uno contro uno, dovrebbero agevolarti qualunque sia il sistema di gioco. Oggi hanno inciso in modo relativo, e di conseguenza poi non risulti con un possesso stucchevole, e questo poi agevola gli avversari quando sanno difendere bene e avere le qualità nelle ripartenze. Quindi oggi veramente è stata la dimostrazione di come si rischia quando magari non c'è un equilibrio tattico. Una domanda, una, e dobbiamo lasciare il tecnico Colombo, vi ascolta. Domanda che farà Fabio Ferraresi, saluto Colombo naturalmente. No, io al mister prima con Massimo facevo una valutazione sul fatto che lei ha fatto esordire un ragazzo arrivato due giorni fa, e volevo chiederle come mai ha fatto questa scelta penalizzando altri giocatori che sono qua dall'inizio, visto che ha sempre cercato di dire che il gruppo è la cosa più importante, forse per il risultato, per dargli un po' di minutaggio, per farlo entrare in sintonia con la squadra, visto che la partita era compromessa. Ho provato a leggerla così. Sì, sicuro. Quindi era quella l'intenzione, quello di cercare, visto
l'andamento della partita, di coinvolgerlo subito e dimostrare insomma ai compagni, a quello che può fare, quello che sa fare. Era per dargli appunto anche un minutaggio corretto o anche superiore rispetto a quello che magari poteva essere nelle nostre idee, per cercare di, visto che il tempo comunque da qui alla fine è relativo, di un giocatore del genere, di coinvolgerlo il prima possibile.